Medulla del male è un breve poema che ho scritto tra il 2008 e il 2009. È suddiviso, anzi, si compone di 33 liriche fra loro susseguenti e mette in scena le atrocità commesse dai fascisti della Repubblica Sociale ai danni delle partigiane e dei partigiani, dei protagonisti della Resistenza. La protagonista è la partigiana cattolica toscana Anna Maria Enriquez. L'antagonista è Pietro Koch, lei è il bene, lui è il male, sono personaggi realmente esistiti come tutti quelli di cui racconto nel poemetto. Prima, Arno, padre di Carmi, ti risalgono i gabbiani, le strigoni, in te stridono, disperazione di piccioni presi nei becchi, cavi elettrici scoperti sulle caviglie delle partigiane a Villa Triste nude. Arno brunito, senti il silenzio solidificare, il grido perforato di Anna Maria Enriquez. Presto il greto tuo, sbiadito di sabbia, avrà sussulti di crivellati scelti per uscire dalla vita. Arno, freddo di dolore, non ti vedono i muri. Le persiane sono chiuse, le palpebre di nebbia toccano Ponte Vecchio, cani corrono. Seconda. Una sciarpa di seta profumata, un accendino d'oro, scarpe lucide, il grammofono del torturatore, velliche bianche braccia, Pietro Koch. Guarda il cristallo ambrato dal cognac, mentre di sotto ustionano le ascelle, ai legati alle sedie, tre non bastano, a tener fermo il seviziato, le urla sono narici di cavalli madidi, poco prima del colpo di pistola. Terza. Ai piani bassi a Firenze, Villa Triste, è dai nazisti affidata al pugnale di Mario Carità, 200 bocche di fascisti ai suoi ordini. La fuga di Bruno Fanciullacci, tormentato ai genitali per giorni, nessun nome dalle sue labbra, preso nuovamente, crolla di dentro, pur di non parlare, si getta dal secondo piano, muore. Pietro Koch perfeziona qui il suo sguardo, morbido e gelido nel carezzare, lo sguardo di chi a lingua gonfia implora, acqua, venendo ingozzato di sale. Quarta. Padre il defunto canta O sole mio, accompagnandosi al piano, più bianca dell'avorio dei tasti, più suadente degli arpeggi. La cocaina allevia agli aguzzini la fatica, incendia l'orgia avida di lacrime cui il frate benedettino partecipa mentre offre canzoni tra urla che dal baratro delle cantine salgono. I dannati
non vedranno la terra. Sesta. Il metodo era semplice: asciugare l'antifascista e martoriarlo fino a farlo parlare, nomi e denti, trapanati petrolio con l'imbuto, fatto bere e altri nomi, altri nomi, altri nomi. Erano in pochi a sopravvivere. Per qualche giorno un testimone blasonato vide le midolla del male. Si salvò. Perché l'attrice Maria Denise chiese a Koch di liberarlo, vita e morte in suo potere per galanteria. Vita come una rosa rossa, vita per Luchino Visconti. Nona. Via Bolognese, rantolo in salita. Sul primo dorso d'Appennino, grigia, sorge qui Villa Triste, cinque piani, manganelli passati sulle vertebre come su sbarre di ringhiera. Parla, Frocio, parla, la mano intrappolata sotto il tacco premuto. Parla, Frocio, un bicchiere sbrecciato in bocca agli assetati. Decima. Ombra dell'aquila sopra l'agnello. La portiera dell'auto lentamente si apre, Koch esce. Una camicia nera, avverte carità, stivali lucidi, stretta di mano, ingresso insieme, calici. Undicesima. Adesso è Milano la meta, Koch desidera aprirvi un'altra Villa Triste. Intanto, carità lo accompagna giù nei bagni, dove i 70 gradi delle docce scuoiano partigiani. Anna Maria urla da giorni, sviene, urla, non parla. Dodicesima. Laureata in storia medievale, Anna Maria aveva 37 anni il giorno delle manette. Era impiegata all'archivio di Stato di Firenze quando il cancro littorio, le metastasi, posò su lei, sul suo vestito azzurro a fiori bianchi, quando le metastasi posò sui suoi capelli, con pudore raccolti sulla nuca, e sui suoi occhi miti, le metastasi delle leggi razziali. Tredicesima. Senza lavoro, espulsa dall'archivio di Stato, di uno Stato martoriato da Mussolini, maestro di Hitler, Anna Maria nel cranio sente gli occhi di Satana. Soffre la madre, soffre e la protegge, di preghiere, mostrandole l'abisso della parola divenuta carne. Ostia di luce, allodola trafitta, Anna Maria riceve il sacramento del battesimo, sceglie il costato di Cristo, Cristo liberatore. Quattordicesima. A Roma, Anna Maria torna a sperare. La Biblioteca Vaticana assume, lei paziente paleografa, lei sguardo di verità spezzata come pane. Dopo l'8 settembre non esita a seguire il fratello aderendo al movimento cristiano sociale. Torna dunque a Firenze, di cui è esperta, e dove può così collaborare con il Partito d'Azione Toscano. Quindicesima. Radio Cora trasmette informazioni agli alleati. Anna Maria partecipa. A Roma alcuni partigiani amici vengono presi, svelano di Anna Maria l'attività spionistica. La trappola scatta gelida. Un falso ex ufficiale alla sua casa si presenta e chiede aiuto. Dice di essere un amico di Cristiano Sociali. Fa parlare Anna Maria e la madre. Confessione, come prova, arrestate, incarcerate.
Sedicesima. Polvere della via Emilia sollevata dai camion carichi di camerati euforici ammassati, auto di lusso, per Cocchi in fondo al convoglio, Firenze da 3 ore alle spalle, adesso Parma, rossa di sangue libero e trapassata. Lacrime dentro i mattoni muti, percorrendo via D'Azeglio, Koch tace, brucia ancora la sconfitta di Balbo, barricate vittoriose nel farlo retrocedere 22 anni prima. Mesi dopo, Roma subì la marcia. Parma no. Quell'agosto era pura e in quell'agosto Parma tremava fiera dei propri figli poveri, tremava per quei figli cenciosi e coraggiosi, per quegli occhi di gente senza pane, che alla fame di pane non volle dare ascolto. 17. Il convoglio prosegue per Milano. A Firenze, frattanto, Anna Maria viene portata fuori da Villa Triste. Tutte le torture erano state inutili, sentenze di morte, e in fretta viene caricata sopra un camion con altri prigionieri. Piccagli, capitano e fondatore di Radio Cora, un altro militare italiano e 3 paracadutisti alleati. Sul greto del Mugnone, affluente dell'Arno, Anna Maria viene legata accanto agli altri 5 antifascisti. Fiore strappato dalla terra, formichina, schiacciata a fuoco, mamma. 6 cadaveri, caldi e contratti, sangue sino all'acqua, come scamandro, come simoenta. Come l'erba tra i piedi di Caino, il Mugnone si arrossa. Diciottesima. Civico 17-19, via Paolo Uccello, Milano. Indirizzo delle porte che ingoiano putredine e prede umane. Koch. Replica qui le camere dell'urina e del sangue. Ventesima. Passano a testa bassa anziani e donne, costeggiando la nuova Villa Triste. In pochi giorni si è sparsa la voce delle stanze svuotate di parole e riempite di grida, occhi rigonfi. Venticinquesima. Pendono partigiani dai lampioni nel freddo di febbraio. Bianchi oscillano al passaggio dei tram. Ventiseiesima. Plotoni in nero, bende sopra gli occhi, mani legate dietro con il filo spinato. Ventisettesima. Nell'angoscia di Schuster, nell'angoscia delle soffitte dove si impertugiano i resistenti, nell'angoscia fredda, Milano trema. Rapide le raffiche, oltraggiano i portoni. 28. Rosari mormorati nel silenzio rotto dal rombo delle camionette e dalle moto. Arrivano, sono sotto la casa, sono sotto le scale interminabili. 30. Mancano pochi giorni al 25 aprile. Cocca ancora molti amici tra i fascisti che contano, per questo può sperare. Per questo arriva l'ordine di scarcerarlo. I partigiani forse sono sulle sue tracce, forse aspettano di posare sul male un ferro incandescente. 31. Potrebbe facilmente fuggire in Spagna e da qui in Sud America, però qualcosa lo spinge a discendere l'Italia liberata. È Firenze ad attrarlo, è la città del primo suo uncinarsi all'orrore e deliziarsi dei tumefatti urlanti. Ma a Firenze viene a sapere che Tamara Cerri, suo nuovo amore, è stata messa in carcere. Koch suppone l'arresto sia un ricatto per farle dire dove lui si trovi, va pertanto in questura e si consegna, purché Tamara venga liberata. Nuove sbarre per Koch. 32. L'incubo viene martellato a Roma davanti all'alta corte di giustizia, colpevole. Koch chiede l'assistenza di un prete. A Forte Bravetta le guardie lo aspettano. Impassibile e pettinato, si assesta la piega
dei pantaloni e si siede davanti al plotone. La scarica gli stacca la calotta del cranio, cinepresa come l'occhio perfetto di un dio greco, ad azionarla Luchino Visconti. 33esima. Anna Maria Enriquez. Questo è il mio nome, Pietro Koch, ricordalo. Ero già morta quando tu salivi verso Milano per aprire un'altra villa triste, peggiore della prima, perché è sempre peggiore il male fatto per la seconda volta. Quando vidi i tuoi occhi quel giorno nelle camere delle torture dove fuoriuscivano dal mio corpo le linfe della vita, dove per giorni e giorni fui tenuta in piedi con le scosse elettriche, tenuta sveglia e il sonno mi tormentava. Quando vidi i tuoi occhi, io vidi come specchi moltiplicati a mille nel riflettersi tutto l'inganno del possesso, tutto l'errore che comprime il mondo, tutto il mentecatto tempo delle cose, chiuse dentro le cose sotto un sole smunto di sete. Arno, padre di Carmi, infuse in me silenzi lunghi e assorti, quando i libri mi accolsero ragazza e mi furono amici, mi ascoltarono. Poi, molti anni più tardi, una goccia brunita del suo scorrere si mescolò a una goccia del mio sangue, portata dal mugnone suo affluente, presso il quale la vita mi fu tolta. Tu, Pietro Koch, non sai quanta bellezza c'è in un fiore di campo, in un cortile, con le lenzuola stese, nel diario di una ragazza timida, nel vento, sopra l'erba ingiallita. Tu non sai l'immensità di un treno in lontananza e di una latta arrugginita accanto a due bimbi che giocano. Non sai la preghiera purissima nascosta anche in una bestemmia. Tu non sai, non sai, non sai. Io ero morta da un anno. Quando tu, giunto a Firenze e saputa la sorte di Tamara Cerri, andasti a consegnarti in questura la cella per te e il processo e la condanna a morte in cambio della sua liberazione. Ora prego per te, perché quel gesto in te sia stato amore e non superbia, vanagloria. Infame e ripugnante ti ricordo, eppure io spero che la tua interiore tenebra, smisurata di male, d'amore una scintilla sia sfuggita eternamente. Pietro, io spero quel bagliore, propagandosi fino alla foce attonita del tempo, lampo d'eternità, lampo divenga, nullificando il tuo inferno. Io ti aspetto.